Questo è un museo del carattere e della tipografia, è un museo della storia tipografica, di un mestiere che sopravvive dal 1450 fino al 1950. Quindi per tutti questi anni un modo di stampare è questo, di questi materiali che abbiamo salvato. Da Gutenberg in avanti. I tedeschi inventano la stampa, il modo di stampare, ma immediatamente vengono a Venezia. Venezia diventa, nel giro di brevi decenni, la capitale mondiale della stampa. E a Venezia si inventa il corsivo, si inventa il libro tascabile e l'editoria come la intendiamo oggi. 2000 metri quadrati dedicati alla tipografia e alla stampa, uno spazio su più livelli nei fabbricati restaurati dell'ottocentesco canapificio veneto e nella adiacente chiesetta Cornuda nel Trevigiano, un percorso espositivo sorprendente, dagli strumenti della stampa a documenti e oggetti originali d'epoca, di un mondo, di un'attività di colpo diventati obsoleti. La tipografia negli anni 60-70 improvvisamente viene scombussolato da questa innovazione straordinaria, positiva sicuramente, che è il computer. I fratelli Silvio, Franco, Maria Antonietta, Mario e Carlo Antiga, titolari di Grafiche Antiga, azienda trevigiana con 40 anni di storia, che nel suo attualissimo stabilimento stampa 24 ore su 24 per clienti i più noti di tutto il mondo, nel 1995 hanno creato la Fondazione Tipoteca Italiana, già immaginando il museo, inaugurato nel 2002. Il restauro del canapificio, la raccolta dei materiali, l'allestimento della tipoteca sono costati 5 milioni di euro e altri 2 ne sono stati spesi di recente, anche per un altro restauro che ha consentito di realizzare nuovi spazi e un auditorium, inaugurato lo scorso ottobre, che ha già un significativo programma di eventi. Perché sono oltre 10.000 l'anno i visitatori di questo singolare luogo dove la passione per la stampa si respira. Su questa macchina si producevano i caratteri per la stampa dei quotidiani. La macchina è stata inventata alla fine dell'Ottocento. È una macchina straordinaria perché permette di automatizzare velocemente la composizione dei caratteri tipografici. Potrebbe funzionare ancora oggi? Tutte le macchine della tipoteca sono in funzione. Noi abbiamo avuto una squadra e abbiamo ancora adesso una squadra di meccanici, avanti un po' con gli anni, però abilissimi, che restaurano le macchine. Tutte le macchine da stampa e da fondere sono perfettamente funzionanti. Per esempio di una pagina che abbiamo ricostruito facendoci dare l'autorizzazione del Gazzettino, una pagina di 70 anni fa. La firma dell'armistizio, circa 70 anni, ma abbiamo ricostruito con la Linotype, qua che abbiamo appena visto, una composizione completa della copertina, della prima pagina del Gazzettino. Tipoteca Italiana è fonte di cultura, più nota all'estero che in Italia o in Veneto. Vi arrivano studiosi da tutto il mondo, in particolare dagli Stati Uniti. Siamo stati invitati di recente, Silvio Antiga e il sottoscritto, a partecipare al Waste Goose at Hamilton. Hamilton è un museo del carattere del legno in America e noi per l'occasione abbiamo preparato questo interessante libro, che fosse il primo libro in Italia che parli e documenti il carattere di legno, che fa parte delle nostre collezioni. Adesso la gente è abituata con un touch a sfogliare libri, pagine, altro che manifesti. Ma questi, più touch di questi non esiste, perché si prendono proprio in mano i caratteri, si devono inchiostrare e si tocca la carta. Quindi sinceramente noi non abbiamo problemi con il digitale, anzi siamo soddisfatti che le persone che vengono dal digitale arrivino nel museo a visitare, diciamo, l'origine, la fonte delle font, mettiamola così. Ciò che stupisce è che queste macchine non solo sono tutte funzionanti, ma vengono anche usate. Questa è una piano cilindrica del 1914, una macchina centenaria. Voi siete due tipografi, ancora lavorate qui? Certamente, ancora lavoriamo qui, con molta soddisfazione. Se con questa macchina stampiamo ancora, lo stiamo ancora facendo in questo momento, stampiamo ancora i manifesti, stampiamo libri d'artista, stampiamo un po', sempre magari un numero ridotto di copie, non centinaia, non milioni di copie, ma quello che viene richiesto anche dalla clientela esterna. Lo sguardo si posa ad ogni istante su testimonianze uniche. Quello è un salterio di che epoca? I primi del 600. Ma scusi, questo vuol dire che i libri di una volta durano di più di quelli di oggi? Erano costruiti di carta di straccio di cotone. Sono destinati a durare per sempre,
a dispetto di invece dei libri di attuali che sono composti chimicamente e nel tempo spariranno. Questa vetrina c'è un'altra curiosità. È un libro di Bartolomeo Scappi che era un cuoco di corte del 1622 ed è assolutamente una rarità. È un primo libro di cucina? È un manuale di cucina, contiene tantissime ricette del periodo. L'archivio di Giovan Battista Bodoni. Sono i libri che la moglie di Bodoni nel 1818 realizza mettendo in luce tutti i caratteri disegnati dal marito durante la sua vita. Sono di straordinaria importanza. Nessun disegnatore di quel periodo ha mai realizzato con grazia e aristocrazia simili gioielli. Salendo al terzo piano, Leonardo Facchin, laureato in beni culturali, specializzazione in musica, sta archiviando spartiti stampati. In questa parete ci sono circa 40.000 spartiti musicali di musica classica, jazz, popolare, folcloristica e sono stati donati alla tipoteca da Salvatore Siragusa, che era un tipografo, l'ultimo discendente di una famiglia di tipografi di Milano, che hanno operato dagli anni 30 del Novecento fino ai primi del 2000 proprio nel campo della stampa musicale. Naturalmente il sapere va diffuso già ai più piccoli con il laboratorio didattico. L'arte quindi della stampa viene qui smaterializzata perché procedono proprio come i piccoli Gutenberg. Un'ultima preziosa curiosità. All'interno della tipografia c'erano dei orafi. Praticamente c'era della gente che aveva il dono di saper incidere il punzone del carattere per farne poi le matrici ed erano veramente degli artisti. Gutenberg inventa il modo di stampare, però fa società immediatamente con due persone, un orafo perché aveva bisogno di un costruttore di punzoni e un mercante perché aveva bisogno di soldi. Altrimenti non saremmo qui a raccontare questa storia.